Un centenario tutto da leggere. Il Siracusa Calcio ha compiuto un secolo di vita e di storia che il giornalista Francesco Nania ha scritto focalizzando l'attenzione su dirigenti, tecnici e calciatori, ricostruendo episodi, partite e aneddoti. Dal capitano Santuccio ad Alessandro Ricci, da Genesio Pioletti a Fernando Spinelli, da Ciano Cavaleri a Giuliano Alma. Tutti i protagonisti di una lunga storia di calcio e passione, con un'appendice piena di ricordi a cura di Paolo Lombardo. Alla presentazione, curata dal giornalista Salvo Trombatore, presente ovviamente l'autore del libro Francesco Nania, l'editore Luigi Augelli e per il Siracusa Calcio il presidente Alessandro Ricci e il direttore generale Alessandro Guglielmino. In realtà l'ultimo libro sulla Siracusa risale al 1982, lo fece il collega, il compianto Nuccio Spada. È una, come dire, un tentativo di mettere insieme ricordi, non solo, ma anche ricerche d'archivio che fanno adesso parte di un volume che, insomma, speriamo sia tutto da leggere. Sono molti ricordi anche personali, immagino. Molti ricordi personali perché sostanzialmente la mia vita coincide con i 50 anni in giù del Siracusa, quindi per mezzo secolo bene o male ho seguito le vicende del Siracusa sia come da piccolo sportivo che poi anche professionalmente con telecronache e quant'altro, quindi da giornalista. E devo dire che è stata una lunga avventura che speriamo continui altrettanto.